Si conferma vincente l'abbinamento tra il 28esimo concorso ippico internazionale Gran Premio Certosa di Padula e la splendida location dei giardini della Certosa di San Lorenzo. A decretare l'altissimo gradimento raggiunto dalla manifestazione le migliaia di persone che per 3 giorni hanno festosamente invaso il monumento certosino, affascinati dall'alto livello tecnico delle competizioni. Sport, spettacolo, divertimento, arte e cultura a braccetto a Padula nel concorso ippico internazionale Gran Premio Certosa di Padula, giunta alla 28esima edizione. Quest'anno il concorso, per la prima volta a 2 stelle, è dotato di un montepremi di 32.000 euro. 3 le categorie in programma ogni giorno e premi d'onore al miglior cavaliere, alla migliore amazzone e al miglior junior. L'anno scorso abbiamo rischiato, eravamo dinanzi ad un bivio, a Salerno aveva perso la sua spinta propulsiva e quindi eravamo costretti a prendere una decisione: non farlo più o dare nuova linfa vitale a questo concorso. Insieme a Luigi Giordano, al presidente Villani, a Ugo Picarelli, seduti intorno a un tavolo, abbiamo deciso che questo concorso aveva piena dignità per continuare ad esistere e che tra le tante perle della nostra provincia c'è la Certosa di Padula. I numeri ci hanno dato ragione, anche se molto spesso è più difficile confermare, e quindi la sfida paradossalmente forse è più ambita e più ambiziosa quest'anno che non l'anno scorso. Credo che questa sia una delle manifestazioni e degli eventi più importanti che la provincia di Salerno può fare in questo grande monumento, e il binomio cultura, turismo e sport in questo caso di elite, di grande eleganza, rappresenta per la provincia di Salerno, per il presidente Angelo Villani, per l'amministrazione, un punto di forza. Credo che se continueremo e daremo più spazio e aumenteremo i premi, questo possa diventare, già lo è, l'unico concorso ippico di un certo livello, di 2 stelle, che si fa da Roma a scendere giù. Siamo con il consigliere regionale Donato Pica. Sicuramente questa occasione, questo premio, gran premio portato nel location della Certosa di Padula, è uno di quegli avvenimenti che possono contribuire a far conoscere la Certosa e il Vallo di Diano. Una vetrina indubbiamente prestigiosa, uno scenario di straordinaria bellezza quale quello della Certosa di Padula, insomma ci sono tutti gli ingredienti affinché questo concorso ippico ripeta e superi i risultati positivi degli anni scorsi. Io credo che questa manifestazione vada maggiormente sostenuta dagli enti e dalle istituzioni provinciali e regionali, perché vi è una partecipazione di pubblico davvero folta, c'è un interesse notevole per questa iniziativa, e dunque se noi riusciremo, ecco, a definire, come io auspico, in tempi brevi una sorta di piattaforma programmatica organica degli eventi e delle manifestazioni di maggior rilievo per il Vallo di Diano, che poi si ripetono anno dopo anno, questo sicuramente può efficacemente concorrere alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio. Quindi da questo punto di vista sicuramente il concorso ippico di Padula merita la dovuta considerazione. Gran premio Certosa di Padula, tra le autorità presenti l'onorevole Antonio Lubritto. Seconda giornata della manifestazione, si può dire che la gente ha risposto pienamente a questo concorso? Io devo dare atto al presidente della commissione turismo, l'avvocato Giordano, che ha avuto questo intuito sin dall'anno scorso di trasferire una bellissima manifestazione come quella di stasera dalla Rechi qui alla Certosa di Padula. C'è una sostanziale differenza, la gente che partecipa con professionalità, ma diciamo la verità,
con tutto il bene che si vuole alla Reghi, qui alla Certosa si respira un'aria genuina, che gli stessi cavalli respirano meglio, e questo dimostra che la scelta è stata giusta e che noi dobbiamo sempre migliorarla vicino ad una grande sport che è l'equitazione, che mi vede sempre impegnato, non da adesso ma anche a livello familiare, uno sport che mi appassiona e che noi dobbiamo sempre migliorare, e che l'istituzione, come ha fatto la provincia con l'iniziativa dell'avvocato Giordano, si devono sempre dare un maggiore risalto anche sotto l'aspetto, diciamo, della verità, anche economica, perché con una manifestazione così importante e interessante io noto che alcune istituzioni non hanno contribuito, al di là che si spendono 3 miliardi di vecchie lire a Napoli rispetto a 50-60 mila euro che noi spendiamo in 3 giorni di grande partecipazione, ma io dico partecipazione non solo della gente del Vallo di Diano ma tutta la provincia di Salerno. Siamo con il sindaco di Padula, Giovanni Allegro. Si può dire che questo concorso ippico ha trovato la sua location ideale qui alla Certosa di San Lorenzo? La gente risponde, c'è tantissimo pubblico. Sì, certamente il dato importante è proprio questo, un concorso che ormai in altri posti era in via di estinzione, qui ha avuto una ripresa clamorosa ed un successo straordinario grazie alla risposta della gente, alla grande collaborazione che mi è stata anche in qualche modo detta dagli organizzatori, che hanno trovato una grande di collaborazione da parte della gente del posto, da parte dell'amministrazione, ma in sostanza vi è un'affluenza da un territorio anche molto più vasti rispetto al nostro, quindi una scelta indovinata, un qualcosa che ha una prospettiva da un futuro. Io voglio ringraziare, ho l'occasione per ringraziare quanti hanno promosso questa iniziativa, cioè la provincia di Salerno, l'assessorato provinciale, quanti hanno collaborato, la comunità montana, il CONI, l'ente provinciale del turismo e il reggimento, il 19° reggimento dei cavalleggeri. Ringraziare Ugo Picarelli, che è il direttore organizzativo di questa manifestazione, per il suo impegno, per la sua dedizione veramente straordinario, e ringraziare poi il comitato tecnico col quale ci siamo rivisti dopo lo scorso anno, c'è una grande sintonia, e tutti i cavalieri. Certamente questo rappresenta un momento importante, perché tante discussioni sono state fatte in questi ultimi tempi sull'utilizzo di questa, diciamo, di questo nostro patrimonio, e io sono convinto che questo monumento si debba aprire anche a questo tipo di manifestazioni, come questo binomio sport e cultura, dove in effetti si ha una valorizzazione non solo della Certosa ma di tutto il patrimonio artistico, storico, architettonico che noi possediamo. Giuseppe Costa, capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sala Considina, una bella manifestazione questa di Padula, che mette insieme lo sport con una location come quella dei Giardini della Certosa. Lei ha partecipato anche alle premiazioni, tra l'altro i cavalli tradizionalmente nel corpo dei Carabinieri hanno un'importanza fondamentale. Sì, partiamo dalla location, che è sicuramente straordinaria, nei Giardini della Certosa, insomma è inutile dire quanto è bello il sito scelto per l'organizzazione di questo concorso ippico, che ha sicuramente riscosso un grande successo, lo vediamo dal numeroso pubblico che è presente. Quest'anno siamo riusciti a portare anche una rappresentanza di Carabinieri a cavallo, e come giustamente dicevi tu, l'Arma dei Carabinieri, attraverso il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo di Stanza Roma, è l'unico corpo armato dell'esercito che ancora tiene in piedi un reggimento a cavallo, quindi circa 200 cavalli e cavalieri che non solo fanno il famoso carosello o servizi di rappresentanza, ma svolgono dei veri e propri servizi di prevenzione e repressione dei reati. E siamo adesso con il tenente Bruno Ruotolo della Guardia di Finanza di Sala Consilina. Il tenente ha partecipato alle premiazioni, quindi una presenza istituzionale qui alla Certosa di Padula per questo gran premio che mette insieme una location bellissima, quella della Certosa, e uno sport altrettanto nobile. Certo, buonasera a tutti intanto. E innanzitutto in uno scenario così suggestivo, che permette di valorizzare ancora di più quello che è il nostro territorio, quello che le bellezze del posto, ma soprattutto l'ospitalità e la gentilezza che stanno offrendo i cittadini di Padula e non solo, quelli del Vallo di Diano.
È una manifestazione molto importante perché porta sul territorio diverse persone che vengono da un pochettino da tutte le parti, vengono a gareggiare in uno sport che è molto bello, molto attraente, affascinante, dove l'abbinamento essere animale, il cavallo e l'uomo davvero è un connubio indescrivibile, un connubio molto bello. È molto emozionante vederlo, ma soprattutto aver partecipato, aver contribuito nel consegnare il trofeo che è stato messo a disposizione tra l'altro dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza nella persona del Comandante Provinciale, il signor Colonnello Angelo Matassa, che mi ha onorato di far sì che rappresentassi io in luogo della sua persona questo momento così interessante.